Eccoci qua, cari amici, riprendiamo qua il tour, qua purtroppo triste tour della zona alluvionata qua nelle zone di Ravenna. E qua siamo in compagnia di Demish. Qua mi dicevi Demish che era una vecchia carrozzeria. Sì, è una carrozzeria che poi è diventato un Che poi è diventato un deposito, vero? deposito. Ecco qua, io vi faccio vedere quello che posso, eh. E vi faccio vedere così, traccia di deposito qua. Ho messo delle asci, ho fatto il percorso io qua adesso, ho preso delle asci, prese da là e ho creato un piccolo percorso e vi farò vedere così, traccia di auto storiche. Purtroppo in queste condizioni, ma non solo le auto storiche, ma anche i danni che tutta la popolazione qua in questa zona ha subito, ecco. Qua ragazzi, per gli appassionati delle auto storiche, siamo qua su una Jaguar. Quindi così non posso farvela vedere. Guardate un po' qua, abbiamo addirittura traccia di alfetta. Guardate un po'. Nei fanali si vede addirittura l'acqua depositata. Ecco qua, alfetta, guardate un po' il percorso che ho creato io, al limite, qua si può, guardate un po', c'è già tracce di acqua, vediamo se ce la faccio, guardate un po', speriamo che regga il peso. Ecco qua, ragazzi, pare che le asci intanto fino qua arrivano. Guardate qua, ci sono dei sedili. Ecco l'alfetta che era anche un bel colore. Qua ci sono dei sedili, hai visto, Demis? Chissà di che auto saranno. Ecco qua, io. No, ma un po', ecco, guardate un po', qua c'è. Come vedete qua tutto traballa. Ecco qua, sono arrivato fino a qua a mettere questa asse, ma qua come vedete è veramente sabbia mobile totale. E qua vi faccio vedere traccia di Fiat 125, dovrebbe essere una prima serie. Vediamo un po' se. Non voglio espormi più di tanto. E qua c'è una traccia di Alfetta 1008. Guardate un po', ragazzi, appassionati qua di vecchie auto. Era del 125, era particolare perché adesso io non riesco a farvela vedere meglio. Era del soccorso stradale. Vediamo un po'. Mi appoggio, eccola qua, più di così. Guardate qua, soccorso stradale di Lugo. Eccola qua, Alfetta 1008. E niente, adesso torniamo indietro, ecco. Io ho già rischiato anche troppo. Guardate un po' dove ho il piede. Attenzione qua, girati vecchio Marvin. Che è una specie veramente di sabbie mobili, qua. Attenzione, mani, sei nel limite, un po' di alluvione. Guardate un po', ce l'ho fatta. Guardate un po', al limite, al limite del brivido. Qua Alfetta, l'ho fatta vedere. Guardate un po', vedete le asce che qua si muovono. C'è anche, insomma, qua si respira anche un certo odore di. Non solo di fango, ma anche. Ecco qua. Vediamo un po' se la riesco. Da laggiù si vede qualcosa.
Eccola là, la Fiat 125, soccorso stradale di Lugo. Più di così non posso fare. Immagini drammatiche, tristi e niente. Non è neanche l'auto che si sono perse, che comunque sono dei valori, ma insomma i danni che ha causato questa alluvione in tutta sta zona, ecco. Ecco qua ragazzi, vi ho fatto vedere così, traccia di disastro. Purtroppo per noi appassionati di auto storiche ci sono una 125 prima serie. Abbiamo qua un'Alfetta che appunto prima di dire una serie inesatta, insomma lascio a voi. Ho chiesto aiuto ma qua nessuno mi ha risposto. Ecco qua, traccia di carrozzeria, insomma un deposito un po' dimenticato, ecco. Ecco qua, usciamo. Qua devo scavalcare una Focus. No, Un una escort. Escort, una Escort, una Escort. Questa. Seconda serie che Niente, signore. L'ho fatta vedere tutta qua. Ecco qua, questo è un po' così. Il report di questo triste, tragico evento. Ecco qua, c'è fuori bravo Alex, visto? Demis. Bravo. E adesso rientriamo alla base. Marvin, ho trovato una cinghia nuova. Bravo, porta a casa la cinghia. Fa ricordo. Ciao a tutti. Nel silenzio contempliamo questo tragico disastro e auguro agli abitanti che sicuramente hanno la forza di rimboccarsi le maniche, di sistemare il tutto in più fretta impossibile e che ci sia qualcuno veramente che aiuti, ecco.